stanno per iniziare le feste di San Tommaso e dedichiamo io e Edoardo un po' di tempo al nostro santo patrone. Patrono. Buonasera, incontriamo il signor Tommaso. Ah, quindi proprio troviamo proprio la persona adatta. Allora, lei è in questa chiesa che cosa? Ah, un corista del coro del novenario. Deve spiegarci. Ecco, sarebbe un coro formato dai cori di tutte le da tutti i cori di Ortona e niente, è un coro esclusivamente maschile. Con voci possenti? Solo maschili. Benissimo, a che ora inizia la novena? A meno un quarto dobbiamo entrare, poi alle sei comincia in effetti, sì. Sì. Quanti canti farete? Sono 5-6 mi pare, non sono sicuro perché non li ho mai contati comunque. Benissimo, allora signor Tommaso, lei come porta anche il nome del santo, è un po' di responsabilità con questo nome? Ma no, perché? È solo non credere a quello che non si tocca con mano, non è difficile. E quindi allora praticamente qualcosa gliel'ha lasciato questo nome? Vorrei vedere, non ho capito. Benissimo, allora noi la lasciamo e le diciamo buon canto. Grazie. Ed ecco, troviamo un altro componente del coro, il signor? Gabriele Cavuto, sono di Ortona e come tutti gli ortonesi mi piace fare questa rappresentazione per il santo patrono della città. E ogni anno vengo a fare la novena, e faccio parte della Cappella Musicale San Francesco e partecipiamo a questo evento. Quindi sta per iniziare, vista sì. L'ora? Sì, fra poco iniziamo, dura all'incirca un'oretta. E quindi adesso ci gusteremo queste belle canzoni, mi hanno detto che sono tutte voci maschili. Sì, è un coro soltanto di maschi, soltanto tenori e bassi, quindi senza la partecipazione del coro femminile. Benissimo. È scritto prettamente per tenori e bassi. Quindi questo è quello che fate voi, dedicate un po' di tempo al nostro santo patrono? Sì, sì, per quel po' che possiamo, sempre con il lavoro che, come si sa, è un po' degli impegni un po' più importanti. Benissimo, allora io la lascio e le dico buon canto anche a lei. Grazie, grazie. Adesso andiamo a trovare un altro corista, si sta aggiustando. Buonasera. Buonasera. Come va? Tutto bene, sì. Si tratta della novena, va sempre bene. Oh, che belle parole, sì. Complimenti. Lei da quanto tempo che canta qui? Che canto dal 1980, ma che ascolto la novena da sempre. Da sempre, anche prima della Seconda Guerra Mondiale. Quando io ero un ragazzino, andavo con mia mamma, mio padre, ad ascoltare la novena. Quindi sono uno dei pochi che hanno ascoltato la novena da sempre. Da sempre. Quindi ci possiamo prendere anche un impegno, io, lei e Edoardo. Ci potrà raccontare qualcosa delle sue esperienze? Adesso no, perché non ha tempo, però qualche giorno la verremo a trovare, così ci racconta qualche cosa. Sì. Del suo passato. Del perdono del 1944. Ah, allora siamo pronti, eh? Sì. Promesso. Allora sì. Presto la verremo a trovare. È stato particolare perché c'era la guerra ad Ortona. Ecco, vi racconterò alcuni particolari. Allora, sì. Questo è un impegno che ci prendiamo. Sì. Per ora io e Edoardo le auguriamo buon canto per questa grazie, sera e buona grazie. Novena. Grazie, grazie. Adesso incontriamo il signor Pasquale Alferi. Che ci racconterà in breve, perché il tempo qui lei deve andare a cantare, che cos'è questo coro del novenario? Beh, veramente c'è poco da raccontare, è un coro che esiste da moltissimi anni, penso anche da un secolo, perché gli ortonesi sono molto attaccati al loro patrono San Tommaso Apostolo e siccome è un apostolo, è vero, ci teniamo tutti. Io, a dirvi la verità, sono stato pure a Compostella, dove c'è il collega apostolo San Giacomo. Esatto, Santiago. Veramente lì a Santiago è tutto diverso, perché molto probabilmente, questo non lo dovrei dire, ma da buon ortonese lo dico,
i sacerdoti che si sono susseguiti qui alla parrocchia di San Tommaso, secondo me, non sono state all'altezza della situazione dei sacerdoti di San Giacomo di Compostela. Vabbè, ma forse anche questo, per altre situazioni che la storia adesso sì, è meglio non... A parte la storia, ma da ortonese verace io ho detto la pura e santa verità. Punto e basta. Vabbè, la ringraziamo e a presto, rivederci. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Anche tu fai parte del coro? Sì, 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 anche io faccio parte del coro. Dopo diversi anni sono rientrato a far parte, più che altro è una questione di tempo. Bene, quindi da quanto tempo che sei corista? Diciamo che l'ultima volta lo feci 12 anni fa, per ben 2 anni consecutivi, poi quest'anno sono tornato dopo 12 anni appunto. È appagante questa cosa, è vero? Sì, sicuramente, sicuramente. Per noi di Ortona, anche se io sono nato a Chieti, però mi sento ortonese acquisito, sì, è sicuramente appagante. Forse uno dei momenti più forti della festa del perdono. È una cosa speciale perché effettivamente cantare è una preghiera ancora più forte che arriva più vicino, più in alto. Beh certo, se ci rifacciamo le parole di Sant'Agostino che diceva che chi canta prega 2 volte, quindi è già allora, tutto detto. Allora buona preghiera e buon canto. Grazie, grazie tante. Tra tanti veterani di questo coro troviamo un giovane tra i giovani. Ciao. Sì, diamo il nostro contributo, sono anch'io 10 anni circa, ma anche di più che vengo a cantare al coro della novena. È un motivo di orgoglio anche per la città, mantenere vive queste tradizioni come tante altre, come il Venerdì Santo e il folklore, per cui bisogna dare, se ne ha la possibilità, bisogna dare il proprio apporto. E quindi allora così possiamo fare anche un invito, tu che sei giovane, invitare i ragazzi che vorrebbero venire qui a farne parte. Chi ha una bella voce, chi ha il desiderio e la passione di cantare, secondo me deve partecipare a queste manifestazioni perché sono un po' l'origine della nostra società, della nostra cultura, per cui devono essere conservate. Nel nostro piccolo, con l'Accademia, abbiamo spesso portato molti ragazzi e dobbiamo continuare perché se si perdono queste cose si perde anche un po' la nostra identità. Benissimo, sappiamo che il tempo è risicato, ora noi, io e Edoardo, entriamo dentro, vi sentiremo cantare e niente, a presto, rivederci e risentirci per qualche altra tua iniziativa. Grazie e buon perdono a tutti. Sorveritatis, sorveritatis, Dio sorveritatis.
Oh.